L'ex procuratore nazionale antimafia Franco Roberti, il parroco di Gerusalemme, frate Ibrahim Faltas, noto per il suo impegno in Terra Santa anche sul fronte dell'integrazione, l'oncologo Antonio Giordano, il direttore sanitario del Bambin Gesù Massimiliano Raponi, il membro laico del CSM Paola Balducci, il direttore della Fondazione Ebri Rita Levi Montalcini, Giuseppe Nistico, sono le personalità insignite del premio Valore giunto alla seconda edizione, svoltosi a Roma e promosso e organizzato dall'Associazione Valore Uomo, presieduta dall'avvocato Giuseppe Mazzucchiello, con l'obiettivo di conferire un riconoscimento a coloro che si sono maggiormente distinti in azioni volte a tutelare la persona, promuovere la vita e valorizzare i diritti. L'affermazione dei principi e dei valori della legalità che sono scritti innanzitutto nella Costituzione non è e non deve essere una esclusiva delle istituzioni e delle istituzioni preposte al contrasto del crimine, ma deve essere un compito di tutti, quindi deve essere, le associazioni in particolare hanno proprio questo compito di diffondere nella società e quindi diffondere la cultura della legalità a livello sociale e sono di grande ausilio per quando poi, diciamo, intervengono le istituzioni nelle loro specifiche attività. L'evento con il patrocinio della Presidenza del Consiglio ha visto la partecipazione del neo sottosegretario con delega alla famiglia e alla disabilità, Vincenzo Zoccano, che nel corso del suo intervento ha richiamato l'attenzione dei presenti quando ha parlato della centralità dell'essere umano in un momento in cui la società civile annaspa la ricerca di un'identità perduta e di valori costantemente in discussione. Io credo che oggi parlare di diritti sia la cosa più importante per un paese civile come il nostro, come la nostra amata Italia, che è fondata appunto sul diritto. E quindi in uno stato di diritto è ovvio che il governo è vicino alle attività come la vostra e vi supporterà sempre, prova ne sia anche il patrocinio della Presidenza del Consiglio dei Ministri che ha voluto onorarsi di darvi questo patrocinio. Premiati tra gli altri medici Michele Gulizia, Santo Davide Ferrara, i generali Leonardo Tricarico, Sabino Cavaliere e Nicola Sebastiani, poi Maria Helen Brückner della Banca Mondiale, Giuseppe Tartaglione, capo delle relazioni istituzionali per l'Italia del gruppo Volkswagen e Cristiana Turchetti, capo dell'unità italiana a Bruxelles dell'EIPA.